Eccoci, ciao Liz. Ciao a tutti. Ciao, mi stavano già chiedendo di te. Come stai? Tutto Bene, bene, grazie. Tu come va? Tutto bene? bene, tutto bene. Ah, c'è anche mia sorella. Ciao. Ciao, ciao. Se vuoi aspettiamo qualche minuto prima di cominciare a fare le domande. Intanto benvenuta. Grazie. Ragazzi, noi ci siamo sentiti 5 minuti fa in realtà con Liz per Ciao, metterci Vincenzo. d'accordo. Ah, guarda, Ciao, cominciano già a parlare in cinese. Cosa bevi, tè o acqua? Vincenzo. Bevo sempre l'acqua con limone, metto anche un po' di miele, molto salutare cioè, bevo sempre questa la mattina, però Ah, è mi sento buonissima un po' l'acqua di limone. seca alla gola, quindi ho bevuto sempre questa anche. Certo, capito, capito. Va bene, cosa dici se Ciao, cominciamo? Vedo Giappone. già un bel po' di gente. Sì. Oh, grazie a tutti quelli che si stanno sintonizzando, veramente. Grazie Sì, anche io vi adoro. mille. Ci sono anche io, ho visto la mia foto. Stanno arrivando tutti i tuoi followers, I miei fan, i miei i tuoi preferiti. fan. Ragazzi, per chi non ha TikTok, Oh, c'è anche. magari non avete neanche mai visto Liz, se non l'avete vista su YouTube. Lei ha ben quasi 180.000 followers su TikTok, se non sbaglio. I miei preferiti. I tuoi preferiti, e sono quelli che stanno scrivendo adesso, immagino. Ciao. E lei fa video in italiano sulla Sì. cultura cinese, su parole cinesi, ma anche su di lei che impara l'italiano, eccetera, eccetera. Quindi andatevi a vedere il profilo. Veronica. Ok, Una cominciamo. Cosa domanda dici? per Paolo, ma tu dove hai studiato l'inglese? Ok, prima domanda. Allora, io ho studiato l'inglese in Inghilterra, quindi quando ho compiuto 19 anni, appena finita la scuola superiore, sono partito e sono stato in Inghilterra per 9 mesi in una scuola di lingua e mi è piaciuto subito l'inglese, mi sono trovato Parlare benissimo. l'inglese, ho sentito. Scusa? Stai per parlare l'inglese. Io? Sì, Sì, non so quasi. perché mi viene. Sì, stavo per parlare in inglese. Sì, ogni tanto mi succede. E praticamente questa scuola, finiti 9 mesi, mi ha assunto e io organizzavo le attività per gli studenti, quindi sono rimasto là in tutto circa 2 anni. Ah, 2 anni. Ed è stato bello perché mi sono fatto un sacco di amici di tutto il mondo e quindi continuavo a parlare inglese comunque anche se ero in Italia. E poi ho viaggiato parecchio, sono stato anche a Taiwan, ho insegnato inglese e sono rimasto là 4 anni. Sei stato in Taiwan, quindi parli anche cinese. E Proviamo. Tien Tien, un po'. Bravo. Però, cioè, prova a parlare un'altra frase, magari in cinese, per sapere Un'altra se. frase, come ti ho detto prima, se vuoi ordino il caffè in cinese. Sì, però facciamo finta. Adesso sono la commessa e tu La commessa sei di l'ordinatore. Starbucks. Sì. Ni Buongiorno, ni hao. hao, wo yao hei cafe. Hey, cafe, how do? Jia Re tao de, ma? Jia tao ma? re de, Ciao. zombie. Bravissimo. È Ho appena ordinato un caffè professionale. americano Medio. medio Sì. e caldo. Bravissimo. Si vede che bevo tanto caffè, infatti so solo quello praticamente. Va bene, tu, parliamo del tuo italiano invece. Che sicuramente parli meglio, è meglio del mio cinese. No, no, no. Pa parla un L'erba mi po'. mangio. Adesso Perché io sta abito. peggiorando il mio italiano, tanto, tanto. No, non è vero. Com'è possibile? Dovevo cominciare a fare video 5 anni fa perché parlavo meglio. Cioè, adesso sono proprio concentrata nello studio, quindi parlo molto di meno con la gente. Invece una volta parlavo tutti i giorni con i miei amici, quindi era molto più facile per me. Però adesso, cioè, sto provando a migliorare con gli amici qua su Instagram che su TikTok. Imparo sempre tante cose. Ma intanto tu hai conosciuto, per tutti i maschietti in ascolto, tu hai conosciuto qualche calciatore famoso, o sbaglio? Cosa? Qualche? Calciatore. Ah, calciatore. Sì. Sì, ho cominciato a Perché? studiare l'italiano per calcio. Ok. Che, siccome, cioè, avevo già spiegato nel video su YouTube, però per quelli che non hanno ancora visto il video,
ho studiato per calcio perché mio papà era un gran tifoso della nazionale italiana. E Wow. cioè, mi piace la squadra italiana perché è per un motivo molto strano, perché lui dice che gli piace la maglietta, cioè il design. Il design Il della design della maglietta della nazionale tuta italiana. nazionale, esatto. Poi comunque abbiamo messo a guardare le partite, mi sono molto affezionata e ho deciso di studiare l'italiano. Già quando ero alla scuola superiori ho cominciato a studiare, cioè ascoltare sempre le canzoni in italiano. Mi ricordo ancora la prima canzone italiana che ho sentito è Sere Nere. Sere Non nere. ferro. È Ho bella provato Sere a nere. imitare anche la lirica, però siccome sento sempre una pronuncia strana, cioè la R, io non riuscivo a capire cos'era quello, quindi non sono riuscita. Però Hai visto Liz comunque che stanno. Liz, hai visto che stanno scrivendo che siamo più interessanti di Conte? magari Su Rai 1? anche noi stiamo facendo smart working. Smart working, esatto. Però Sì, ma a parte che Conte, sono super illuminato, sembro Barbara D'Urso. Tu sai chi è Barbara D'Urso? no, sono Meglio così, meglio ignorante. così, meglio così, lasci stare. quindi hai iniziato a studiare italiano alle superiori e poi? All'università in realtà, perché Ah, in all'università. Cina, cioè, studiamo solo l'inglese prima di entrare all'università, quindi dalle elementari fino alla media, poi superiori si studia soprattutto l'inglese, perché l'inglese è anche uno dei materiali più importanti per l'esame di entrata, perché in Cina questo esame è molto importante perché la maggioranza non possono entrare all'università in realtà, quindi Ok. bisogna studiare veramente tanto, tanto. L'inglese era molto, molto importante, però mi piace tanto anche l'inglese. Sì, mi pareva di aver visto un video che spiegavi che ci sono tre categorie di università, è vero? Non ancora, sì, però le persone hanno fatto. Sì, mi sa che non so se ho parlato, però magari ho sfogliato questo argomento. Ok. No, non so come dire, Vabbè, vabbè. comunque ti serve l'inglese per passare questo esame e a Ah, seconda di. sì, hai ragione, avevo parlato che ci sono dei livelli dell'università perché per quello migliore solo il 6% delle persone possono entrare. Ho Cioè, capito. veramente bisogna studiare tantissimo per Certo. entrare all'università. Certo. Non so. E che calciatori hai conosciuto? Perché i maschietti qua sono impazienti. Chi hai conosciuto di famoso? Cioè, ho incontrato Maldini. Cioè, come primo incontro, poi per fare interprete per lui c'è una serata organizzata da un'azienda di immobili in Italia, in Cina. Ok. Poi ho conosciuto anche Crespo, Ronaldo, quello Ronaldo adesso è diventato un po' cicciotto. Poi anche Rivaldo. Rivaldo parla. Cioè, Crespo parla perfettamente l'italiano, parla molto molto bene l'italiano. Invece Rivaldo fa un po' di fatica a parlare l'italiano. Magari qua ci sono dei ragazzi giovani che non conoscono questi Rivaldo. cantanti, però comunque è un mito. E Un poi, mito, Rivaldo, è vero. però lui parla spagnolo, quindi quando facevo interprete per lui ho provato a parlare anche io spagnolo. A proposito, ma tu parli anche spagnolo? Sì, parlo anche spagnolo, però adesso, cioè, anch'io sono come te. Siccome una volta studiavo spagnolo e poi parlavo sempre con gli amici tramite cellulare, facciamo chiamata, quindi parlavo molto meglio spagnolo. Ho fatto l'esame in B2 comunque. Beh, buono, buono. Volevo chiederti, vabbè, adesso tu sei in Italia, non Sì, sono vuoi. in Italia, sono a Non, Verona. ok, sei a Verona, fatalità, come me. Sì, siamo E vicini. voglio sapere, la domanda più importante di questa sera è: cosa mangi tutti i giorni? Ah, questa è una bella domanda. Io mangio, cioè, ormai mangio metà cinese e metà italiano, quindi Ok. un giorno mangio cibo italiano, come faccio spesso ragù e Ma quindi spaghetti. cucini tu? Sì, cucino io. E poi Capito. per l'altro giorno mangio cibo cinese, quindi è un po' difficile per me mangiare solo cinese oppure solo cibo italiano, perché quando sono in Cina cerco solo ristoranti, cerco soprattutto ristoranti italiani quando sono fuori. Però invece in Italia mi manca tanto la cucina cinese, no? Anche a me manca la cucina cinese, tanto In tanto. realtà avete notato che ho fatto dei video per la cucina, no? Ne ho visto uno.
Sì, quello ho imparato, cioè prima di venire qua non sapevo fare niente, cioè non sapevo cucinare niente, però ho imparato da quando sono in Italia perché non c'è un'altra via d'uscita perché adesso i ristoranti sono tutti chiusi, quindi non ho un'altra scelta. Ma quando tu eri in Inghilterra, mangi soprattutto cibo italiano o inglese? Hai provato? Allora, quando vivevo in Inghilterra sono ingrassato 10 kg. Davvero? Davvero, non sto scherzando. Soprattutto quando ho iniziato a lavorare per questa scuola, diciamo che la cultura del bere in Inghilterra è una bella cultura del bere, cioè si beve alcol quasi tutte le sere, soprattutto se il tuo capo, per esempio, ti porta fuori tutte le sere e offre da Questo è bere. come in Giappone, vero? Cioè, anche in Giappone, Esatto, dopo la cena. Sì. esatto. È vero, anche in Giappone. Sì. Beh, i giapponesi bevono un sacco, bevono un Però casino i anche i giapponesi. cinesi, anche i cinesi. Anche, è vero, è vero. Incredibile. In realtà, un po' tutti, anche in Corea del Sud Sì, bevono tanto. noi asiatici vediamo tanto. Cosa bevete di solito? Se uscite magari con l'azienda, con il lavoro, cosa Di bevete? solito io dico, guarda che sono allergica all'alcol perché mia mamma mi aveva già detto di non bere quando sono con gli sconosciuti, anche per il lavoro. Cioè non bevo mai, cioè devo essere sempre sveglia. Però di solito loro bevono tipo un liquore cinese che si chiama Moutai, che è molto di alto grado e poi ti fa, come si dice? Ma è quello fatto con il riso oppure Sì, ho fatto con, non so se è riso, però un tipo di no? grano, cioè non, però comunque è fatto di. Sì, mi Va sembra. bene, ascolta, provo a guardare un paio di domande che mi hanno Sì. mandato. Posso Se riesco a premere. Non riesco a premere. Oddio, cosa ho fatto? fare io, anche in Corea, stanno interagendo, i ragazzi stanno interagendo con noi, Ok, anche perfetto. in Allora, TikTok. mi chiedono quanto è difficile da imparare l'italiano partendo dal cinese? È una bella domanda. All'inizio era proprio una storia che non voglio ricordare, perché cioè solo per la pronuncia di R, perché tutti ci domandano perché voi non pronunciate la R, perché in cinese non esiste, perché in cinese la pronuncia di R è un'altra che per gli italiani è molto difficile, magari proviamo con Paolo per verificare questa pronuncia. Ok, vai. In cinese la pronuncia è J. Facciamo un esempio, come Giù, Jean, giù. Ho, come Jean, Jean, per dire persona diciamo Gian, Jean, Jean. Gian. Sì, cioè Paolo è troppo bravo, cioè non vale. Però per la maggioranza è difficile questa pronuncia. Sì, Stavo pensando a qualcosa da dire in cinese, ma non mi viene più. Vabbè, lasciamo perdere. ma dobbiamo fare la prova anche di cinese, di farti parlare magari di scioglilingua. Volete sentire Paolo che parla una Vai, scioglilingua? prova, ma gli scioglilingua secondo me sono troppo difficili, però proviamo. Vediamo se loro vogliono sentire showing. Vai, vai, dimmelo, Ok, dimmelo. ci putao putu putao pi. Dividilo in due, dividilo in due. Ci putao.吃葡萄，不吐葡萄皮。葡萄皮。Sei un genio, com'è Ma possibile? no, sono solo bravo a copiare gli altri accenti. Tra l'altro, tu hai detto che da piccola ti piaceva copiare magari gli attori americani, come parlavano. Sì, perché mi piace molto, tipo, c'è una cosa interessante, divertente, non interessante, che Prison Break ho sempre guardato quando ero all'ultimo anno delle scuole superiori. Però sapete che in Cina, siccome abbiamo tanto stress in quell'anno, perché tutti stanno preparando per l'esame di entrata all'università, però io sono troppo appassionata, quindi volevo sempre guardare la serie TV. Guardo anche 2 volte lo stesso episodio al giorno. E però dicevo ai miei genitori, guarda, cioè guardo per studiare. Non, in realtà guardo solo il sottotitolo, però mi piace già come la loro pronuncia, come si pronunciano l'inglese. Quindi ho provato un po' a imitare un po' Ah, la ma perché te lo dicevo già prima, anch'io l'accento l'ho imparato un po' così, Sì, cercando di infatti. imitare le altre persone.
Io ho provato a guardare i tuoi video, sei veramente molto bravo a parlare l'inglese. Ragazzi, se volete studiare l'inglese, seguite Paolo, ma credo che qua sono tutti, la maggioranza no, sono fuori qua. Paolo si sente che è il dialetto di Taiwan. Sì, è vero. Mi piace anche l'accento di Taiwan perché è molto dolce, è diverso dal nostro accento. È vero che cambiano tanto gli accenti. È vero. Sì, sì. Ascolta, ma tu hai una cosa, scusa, ma cosa voleva dire lo scioglilingua di prima? Ma di solito lo scioglilingua non hanno tanto senso, però questo vuol dire che quando si mangia uva, non bisogna sputare la buccia. Non so se ho tradotto bene. Ci sta, ha senso. Ci sono due frasi. Una è che bisogna sputare la buccia, l'altra è bisogna non sputare la buccia. Quindi è una cosa senza senso, però si fa. Volevo chiederti, perché sono un po' tutte le domande che stanno arrivando. Sì. Tu hai un metodo di studio diverso da altri, oppure studi normalmente come facciamo un po' tutti, oppure, non so, ripeti, ascolti, come fai di solito tu a studiare? Sì, magari parliamo delle lingue, perché per altre cose sono molto scarsa. Cioè, per matematica non sono brava, però... No, cioè, va bene, lingue. Comunque per le lingue, non so, per me come quando ricordo le parole, non ho mai ripetuto, non ho mai fatto niente per imparare le parole. Cioè, solo che abbiamo una cosa molto speciale che non esiste in Italia, che la mattina, prima di cominciare le lezioni, facciamo lettura a voce alta dei testi in inglese e anche in cinese. Okay. Quindi ci sono i professori, cioè i maestri che ci insegnavano, cioè, posso usare sempre a presente perché per me è difficile, che ci insegnano a imparare le parole nuove. Magari lui ci legge una parola e noi leggiamo un'altra parola, così, in questo modo. Cioè, io riesco a memorizzare tutte le parole, cioè, quando lui legge, io leggevo. Cioè, non so, non ho mai provato... Sì, però è una cosa che ti viene abbastanza naturale. Sì, però secondo me è molto importante memorizzare le parole nel contesto. Cioè, non è che tu prendi una parola e riesci a memorizzare questa parola, però... magari quando parli con una persona e l'altra persona ha usato questa parola, è molto più facile per te memorizzare tutto questo, invece di imparare nel libro, secondo me. Certo. Ma tu, prima di venire in Italia, parlavi già con qualcuno di italiano? Sì, già. Mi sa che era primo anno, parlavo già con gli amici italiani su internet. Riuscivo a mantenere il messaggio già molto bene. Cioè, non molto molto bene, però ci capivamo tanto bene. Ma gli amici? Il primo anno. Gli amici erano tuoi amici oppure erano gente che hai conosciuto su internet? Erano solo per imparare le lingue. Okay, alla fine loro non hanno studiato il cinese, però io ho imparato l'italiano, grazie a loro. Le hai un po' sfruttati, vabbè, ci sta. No, è un po' quello che dico sempre ai ragazzi che mi chiedono come faccio a parlare inglese. Allora, secondo me ci sono, cioè come tutte le lingue, non solo con l'inglese. Ci sono vari modi, ognuno ha il suo metodo, però dovete parlare, ragazzi. Nel senso che, come ha fatto Liz, vi contattate qualcuno, che su internet c'è pieno, ragazzi, di gente che vuole imparare l'italiano o comunque che vi aiuta a fare pratica con l'inglese. Magari è uno scambio, così è gratuito, no? Esatto. È il metodo più efficace che si può trovare e poi è tutto gratis. Però fate attenzione, ragazzi, di non... dire le vostre informazioni. Sì, esatto, state attenti. Cioè, fate attenzione perché non è molto sicuro. Solo state attenti. Sì. Ascolta, io mi sono scritto una cosa. Paolo, cosa insegna in Inghilterra? C'è una domanda per te. Io cosa insegnavo? Boh, io non insegnavo nulla. Allora, no, io organizzavo le attività extra scolastiche per gli studenti di questa scuola di lingua. E niente, li portavo a fare le gite nelle altre città durante il weekend, li portavo, che ne so, al museo dopo la scuola a giocare a bowling, al cinema, li portavo proprio gli studenti in gruppo, li portavo in giro e per fare delle attività extra scolastiche. Ecco, tutto lì. Aspetta, perché avevo visto una domanda che mi era piaciuta, me l'avete mandata a me. Aspetta.
Comunque qua ci sono dei ragazzi che hanno fatto consiglio delle applicazioni come Tandem, come HelloTalk. Cioè, tu mi hai detto che usi? Sì, anche io ho fatto una domanda ieri e poi c'è un ragazzo che non mi ricordo che mi ha risposto, che mi ha domandato se Duolingo funziona bene. Secondo me è molto buona, un'applicazione molto buona per imparare lingue di base. Perfetto, perché a me chiedono sempre quale app consiglio e io gli dico sempre che non lo so perché non le uso molto. Però... Io ho usato HelloTalk per spagnolo. Ok, ok, perfetto. ok, questa è la domanda. Per imparare una lingua è meglio andare, per esempio, tu adesso sei in Italia, no? Io ero in Inghilterra. È meglio andare in città grosse, per esempio Milano, Roma, oppure andare in realtà un po' più piccole? Meno conosciute. Magari, cioè, dipende secondo, per imparare una lingua, dici? Sì, no, nel senso, ti spiego. Io, per esempio, sono stato quasi 2 anni, più di 2 anni in realtà, in Inghilterra, però non vivevo a Londra, come fa il 90% degli italiani. Vivevo a Bristol, che è a circa 2 ore e mezza di autobus, di corriera, da Londra. Esatto. E secondo me è stato un vantaggio studiarlo a Bristol, l'inglese, perché Londra è più incasinata, più costosa. No, sì. Io sono innamorato di Londra, mi piace un sacco come città, però viverci è diverso e soprattutto i costi, ragazzi. I costi se abitate a Roma e Milano, per esempio per gli stranieri, no? Che vengono e abitano a Roma e Milano, la vita costa tanto. Sì, è vero. A Bristol la vita costava metà di Londra, penso. Gli affitti sicuro, metà di Londra. Quindi vabbè, io vi consiglio di... Va bene. Sì, sono d'accordo di quello che dice Paolo. Cioè, però per me è un'esperienza un po' diversa, perché prima ho fatto l'università a Xi'an, cioè la mia città natale. Poi ho fatto magistrale a Pechino, però ho trovato una grande differenza tra queste città, perché a Pechino ho trovato un sacco di opportunità di fare interprete, invece a Xi'an ci sono rarissimi italiani magari per lavoro, quindi cioè, però per imparare la lingua ho imparato molto bene anche a Xi'an, perché i professori sono molto bravi. Uh-huh. E poi cioè, veramente dipende dalla situazione, se per lavoro magari è una grande città, sarebbe perfetta, però per imparare una lingua forse anche una città piccola è una scelta ideale, perché costo più basso, poi la gente magari è più curiosa di conoscere una persona. Esatto. E, visto che stiamo parlando di questa cosa qua, in che città hai vissuto in Italia? Ho vissuto a Pisa, adesso sono a Verona. Sì, ok, però ne hai visitate molto di più, vero? Di città. Sì, soprattutto al nord, però cioè, tipo, però mi piacerebbe molto andare al sud. Ho deciso di andare in Sicilia, a Napoli e a Sardegna, dopo tutto, quando finisce tutto. Sì. Perfetto. Perché tutti mi hanno detto che al sud è bellissimo, c'è il mare. È bellissimo al sud. Io vado spesso in Calabria, perché ho dei parenti in Calabria. Ah, e... che bello, puoi approfittare. Sì, abbastanza, è vero, è vero, è vero. Approfitto. Ascolta, hai detto una cosa in un tuo video e vorrei rileggertela. Hai detto: conoscere la cultura e le tradizioni di un altro paese mi ha amplificato la cognizione del mondo. Adesso non giudico facilmente. So benissimo cosa vuol dire, però magari per gente che non ha viaggiato tanto non si capisce. Quindi, sì, cosa ne dici di questa cosa? Sì, cioè veramente prima di imparare l'italiano ci sono tante cose che magari non conoscevo, che si può pensare anche in un altro modo. Per esempio, cioè, parliamo dell'aspetto molto molto concreto, che io sono molto alta, però per me era un peso, perché tutti i ragazzi, cioè le ragazze magari pensano che sono troppo alta, non voglio mettersi... camminare insieme a me quando indosso le scarpe con tacchi. C'era una volta che una mia professoressa mi ha domandato: ma a te piace essere alta? Io dico no, e poi lei disse: come mai? Lei era molto sorpresa, cioè di sorpresa, non so come dire. Mm-hmm. Poi lei mi ha spiegato che in Italia la gente considera che l'altezza è metà bellezza, vero?
c'è questa frase. Grandezza metà bellezza, sì, è vero. E poi anche tante altre cose, tipo, cioè anche per sposarsi in Cina si sposa molto prima rispetto agli italiani. E poi c'è anche l'appuntamento cieco, che i ragazzi si incontrano per conoscersi, per sposarsi al più presto possibile. Però ho visto in Italia che non c'è questo stress per i giovani. Questa fretta. Esatto, di sposarsi prima. Quindi magari se fossi sempre stata in Cina, anche io avevo questi dubbi, queste preoccupazioni. Però adesso ho visto un altro tipo di modo di pensare. Cioè mi ha offerto un'altra opportunità nella vita, secondo me. Questo è molto importante. Sì. Certo, capisco, capisco. Sì, sì. Quindi per me ci sono tanti fenomeni magari che no. Gli altri dicono che no, non è buono. È solo perché non appartengono alla loro cultura. Però per me è più facile per me capire. Perché sì. non si sa mai le persone che hanno un'altra cultura. Per loro è una cosa molto normale, invece per noi no. Però dobbiamo provare a capire perché è così. Non è che giudichiamo facilmente, no, non si fa così, non è buono. Sono d'accordo perché anch'io me ne sono accorto che meno viaggi e più è facile giudicare quello che non conosci. Più viaggi, più impari cose nuove. E più ti adatti anche facilmente a situazioni che non ti vanno a genio magari a volte, però, però non giudichi le persone. Insomma, ascolta, c'è una ragazza che ha scritto già 2 o 3 volte e dice: Liz, anche io vorrei fare l'interprete e lavorare in Corea. Hai qualche consiglio da darmi? Io non ho mai lavorato in Corea. Ecco, immaginavo. Però comunque per diventare interprete, secondo me, la cosa più importante è di non avere paura già all'inizio, perché prima fase è molto difficile. Tanti dicono che non sono ancora abbastanza bravi per fare interprete, non sono ancora abbastanza bravo per fare interprete, però così perdi sempre un sacco di opportunità. Il mio consiglio è di cominciare quando sei abbastanza bravo, secondo me. Cioè non devi essere perfetto, perché nessuno è perfetto. E poi devi avere una preparazione prima di fare interprete, perché ogni volta è sempre un ambito nuovo. Magari questa volta traduci per un'azienda di vino, la prossima volta traduci per una fabbrica che produce i bicchieri. Ogni volta devi imparare sempre tanti termini specifici. Quindi se hai già un buon livello e prepari ogni volta prima di fare questo lavoro, sei già perfetto, non ti preoccupare per niente. E non rifiutare le opportunità. Perché all'inizio è molto difficile, però dopo diventa facile. È sempre quello che dico anch'io, bisogna cominciare da qualche parte. Se non cominci neanche, non ce la farai mai. Comincia pian piano, come con qualsiasi cosa. Grazie mille per aver letto la mia domanda. Ho visto che c'è un ragazzo o una ragazza che dice qual è la pronuncia corretta di Sunz. Magari questo è Sunz, perché lui ha scritto un libro per le strategie militari nella guerra. Quindi ok. Molto famoso, si chiama Sunz. Però Sunz vuol dire anche nipote. Nipote? Ah, a proposito di nipote, allora, io ne so alcuni di grado di parentela in cinese, però è molto particolare, perché in italiano... In italiano non abbiamo tutte queste differenze. Sì. Per esempio, io comincio, dopo continui tu perché lo sai meglio di me. Per esempio, tuo fratello o tua sorella, se sono fratelli maggiori o fratelli minori, si chiamano in maniera diversa. Sì, sì, esatto. Giusto. Quindi, sì. Correggimi se sbaglio, sì. Ma il fratello maggiore si dice GG. Sì, bravo, bravo. Il fratello minore si dice DD. Sì, giusto, giusto. La sorella maggiore GG. E la sorella minore, no, Mei. Sì, bravo, okay. Bravo. Niente, spiega questa cosa. Sì, perché... sì, questa cosa è una cosa che mi faceva girare la testa. Cioè, perché ogni volta noi dobbiamo sempre chiamare i nostri parenti. Cioè, se un nostro parente ha una... è della generazione di nostri genitori oppure dei nostri nonni, dobbiamo sempre chiamarli. E poi ognuno ha un... Cioè, zio, ci sono diversi tipi di zio paterno e zio materno.
Poi anche zia paterna, zia materna, e anche la moglie del zio è diverso, il marito della zia è diverso, quindi cioè, ci sono tanti parenti e poi bisogna chiamarli già quando lo vedi, perché se no si considera come mancato di rispetto. Wow. Quindi io stressavo tanto perché ci sono tanti parenti che non conoscevo, magari ci vediamo solo e quindi non lo sapevi. Però domandavo a mia mamma come chiamo lui, come lo chiamo? Quando eravamo 10 metri di distanza. Quindi è un po'. Però c'è una cosa che è molto affettuoso, che per i cugini noi chiamiamo sempre i cugini come fratelli e sorelle. Io ho un cugino, lo chiamo sempre come Didi. Giusto, sì, dai, è vero, mi ricordo. È vero, è vero, è vero. E anche, per esempio, mi ricordo che se magari entri in un negozio e il negoziante sta parlando con una ragazza giovane, gli dice Mei Mei, come sorella più piccola, la chiama, sì, no? Sì, sì. Oppure sì, esatto. Oppure diciamo anche Mei, come bella. Ah, giusto, sì. Oppure... Anche per una, tipo, una uomo di tipo 50 anni chiamiamo come zio, però in un altro modo. Tashu. Ok. Ma invece Susu? Shushu significa zio paterno, però Shushu significa anche le persone, magari i colleghi dei nostri genitori, chiamiamo sempre come Shushu, Ai. Ai. Ah, Ai vuol dire zia. Però sì, non è zia, però assomiglia molto a zia. Come okay. Zia, però per le persone che non hanno nessuna parentela con noi. Quindi chiamiamo sempre le persone di maggiore età, non si chiama per nome. Ho capito, ho capito. C'è Veronica che dice che i miei amici mi prendono in giro perché parlo 7 lingue. Non capisco il motivo. Infatti, loro sono gelosi di te, non ti preoccupare. Esatto. 7 lingue sono tante. Tu quante ne parli, Liz? Io parlo cinese, italiano, inglese, spagnolo. Poi francese un pochino e ho imparato un po' di danese. Però adesso ho dimenticato tutto. Perché l'anno scorso ho fatto un viaggio in Danimarca. Mm-hmm. E tu, Paolo, quante lingue parli? Ciao. Quante lingue parlo io? Parlo italiano, inglese, un po' di spagnolo e pochissimo cinese. Però mi piacerebbe migliorare molto il mio spagnolo e ovviamente anche il mio cinese. E, sì, però per gli italiani è molto facile lo spagnolo, perché... Sì, per me è abbastanza facile. Non tutti la pensano così, però. Alcune persone dicono che non è molto semplice. Secondo me è semplicissimo. Però, boh, dipende. E il cinese lo imparerò. Sono stato un po' stupido quando ero a Taiwan, perché sono stato là 4 anni e l'ho imparato molto male. No, sta già ordinare caffè, quindi è già sufficiente. Sì, vabbè. Sì, ma per esempio, senti questa. Ogni sera che facevo tardi, che la metro era chiusa, dovevo prendere un taxi, però la mia pronuncia della mia via, di dove abitavo, era non sapevo come pronunciarla, la mia via. E quindi avevo sempre una foto dei caratteri cinesi del mio indirizzo, no? E lo facevo vedere al tassista. Solo che i tassisti a Taiwan, quelli che fanno la notte, sono molto anziani, di solito. Non leggevano bene. E si dovevano mettere gli occhiali... E quindi ogni volta ci volevano 10 minuti prima che capissero dove abitavo. Però, e una volta ho scoperto, verso la fine dei 4 anni, ho scoperto che dovevo specificare anche il quartiere, perché c'era un'altra via con lo stesso nome della mia via, però in un altro quartiere. E quindi l'ho scoperto perché mi hanno portato nel posto sbagliato una volta. Poverino. E allora dopo ho dovuto specificare il quartiere, che quello per fortuna lo sapevo. Vabbè. Però cioè, tu sei molto bravo, cioè, meglio di me, perché io non ho senso di orientamento. Quindi una volta quando sono salita sul taxi, la prima cosa che faccio è apro Google Maps per vedere se come la strada si è giusta. Perché se no veramente non so dove mi porta. A proposito di mappe, di queste cose qua, so che hai viaggiato molto in Europa anche, e volevo chiederti che tipo di turista sei. Sei la turista che... sei quel Io tipo di sono la turista? turista che improvviso su tutte Ok. le
Ok, perfetto, come perché me. All'inizio organizzavo tutto, anche per l'hotel, anche per le strande, cercavo tutti i consigli su TripAdvisor, però dopo ci metto più tempo a cercare questo vero. Posto che spendo per viaggio. È poi vero. Adesso mi piace improvvisare per cibo e hotel, invece per i posti di interesse non vado in tutti i posti. All'inizio andavo in tutti i posti, però adesso scelgo solo quelli che mi interessano veramente, come musei, Certo. come vedere una mostra di pittura, quelle cose mi appassionano tanto, quindi adesso scelgo. Anch'io improvviso quando viaggio, sempre, cioè improvviso più di te, nel senso che non vado neanche a vedere i musei tante volte, cammino, mi faccio una passeggiata in giro per una nuova città e io mi diverto così. Poi Sì. vabbè, le cose, i monumenti principali ovviamente vai a vederli, Sì. però di solito cammino in giro, mi faccio i giri e basta. Sì, poi camminando in giro c'è una cosa bella che magari già vedi una cosa che è molto importante di quella città, però non sapevi che si trovava qua. Esatto, Quindi è bellissima. esatto. Ascolta, ma nelle città, delle città europee, ce n'è una che ti piace più delle altre? Tutte le città italiane. Tutte le città Vai italiane. un po' tutte le città italiane, Grande. magari Barcellona. Mi piace anche, cioè soprattutto Barcellona, però anche, fammi pensare, anche c'è una città che si chiama Odense, che è una città a Danimarca, però è piccolina, non è la capitale. Ok, Però lì mi la sa città che... è molto, la vita è molto tranquilla, mi piace dove c'è tranquillità, anche tipo una città in Austria, no? Aspetta, adesso sto perdendo tutta la città. No. Come si chiama? Sapete che sai che c'è una città a nord di Belgio che è piccolina con Bruges. dei cigni? Bruges. Ah, Bruges, esatto. C'è anche Sono film. stato. Sono andata lì per film, quello Per il film film. Mi in Bruges. Sì, mi sa che piace non l'ho mai un visto il film, però sono stato sacco. là. Quello È di bello. Colin Farrell. Cioè, veramente, Ok, vai. vado a vedere. È bellissima. Vado a vedere. Aspetta che ho un simbolino con 5 domande, vediamo se ce n'è. Nessuna di noi, sì. Conoscete qualcuno che insegna il norvegese? No, però ho amici che sono di. Ho un amico finlandese che parla. Io so una parola in finlandese, come kiitos. Significa grazie. Cosa pensi dell'inglese che insegnano a scuola? Io cosa ne penso dell'inglese che insegnano a scuola? Allora, intanto dipende molto dall'insegnante, sicuramente. Boh, ragazzi, non fatemi dire cose strane sull'inglese scolastico. Allora, no, allora, io ho avuto la fortuna di avere degli insegnanti abbastanza bravi, devo dire la verità. Però ho conosciuto anche degli insegnanti che non sono tanto bravi. Cioè, boh, secondo me la scuola italiana dovrebbe assumere un po' di insegnanti madrelingua, prima di tutto. Non che non voglio dar da lavorare agli italiani, però non molti Ma proprio italiani hanno... sai che Cioè... in Italia ci sono più insegnanti di madrelingua d'inglese, soprattutto all'università. Invece in Cina non cioè, si trova molto più difficile. Invece in Italia è già buono. Però sì, Magari in Europa. all'università forse sì, però alle elementari, alle medie e superiori assolutamente no. Non ci sono insegnanti madrelingua, che non vuol dire niente, nel senso che ci sono insegnanti italiani che sono bravissimi. Però boh, allora io quando faccio lezione con i miei studenti, io parlo tanto, tanto, tanto. Me ne frego un po' della grammatica e piuttosto parlo. Nel Bravo, senso bravo. che la gente si deve un po' sbloccare, deve cominciare a parlare, se no non lo imparerà mai. Quindi, vabbè, dico questo e basta, insomma. Sì, è importante. Quindi, i tuoi insegnanti delle superiori, per esempio, in Cina, gli insegnanti di inglese erano madrelingua o erano cinesi? Erano tutti cinesi. Erano tutti cinesi. Per questo imparo con serie TV inglesi, per questo, cioè, però loro parlano, ci sono dei maestri che parlano anche abbastanza bene, però sempre con un po' di accento cinese. Però secondo me l'accento non è la cosa più importante, è importante capirsi. Perfetto. E ti faccio un'ultima domanda, dopo magari ti lascio andare, non so quanto Magari tempo una hai. domanda prima a te. Vai.
Ciao Vincenzo, che domanda. Paolo, sei mai stato a Shanghai? Non sono mai stato in Cina, ragazzi, purtroppo. Perché quando lavoravo a Taiwan mi serviva il visto per la Cina e non ce l'avevo e quindi non potevo andarci. A dire la verità, sono stato all'aeroporto di Pechino per circa 10 ore. E sono stato all'aeroporto perché volevo risparmiare soldi sul volo e quindi ho preso il volo che faceva il transfer, quello lungo, e quindi sono stato tipo 8 o 10 ore, adesso non mi ricordo, in aeroporto senza fare niente, a mangiare e basta. Perché in aeroporto puoi solo mangiare per passare il tempo, quindi mangiavo e basta. Sì. Ti volevo chiedere una cosa, mi sono dimenticato. No, non ti preoccupare, c'è un'altra domanda. Paolo, ma professore, sei professore? Io non sono un professore nel vero senso della parola. Ok, nel senso che tuo papà si è perso nell'aeroporto di Pechino. Vabbè, non sono un professore, non sono laureato, ragazzi. Ho imparato il mio inglese in Inghilterra e poi viaggiando un po' per il mondo. E sono stato fortunato che mi hanno preso come insegnante di inglese. Io, nel senso, a dire la verità, l'università l'avevo iniziata qua a Verona, lingue avevo iniziato. Però poi è successo che mi hanno preso lì in Inghilterra a lavorare, vabbè, eccetera, eccetera. E quindi ho deciso di mollare perché non mi piaceva molto cosa stavo studiando. Secondo me ho solamente sbagliato strada, nel senso che se sceglievo degli altri corsi, secondo me mi appassionavano di più. Quel corso lì avevo scelto lingue, io non mi appassionava molto e quindi ho mollato. E basta. Leeds. Siccome per gli italiani, volevo spiegare ai ragazzi che in realtà per gli italiani imparare il cinese non è poi così difficile. Perché vi dico questa cosa? Perché, Sono 4 toni. sì, a parte i toni, a parte le tonalità, quelle sono difficili, quello è vero, sono Ah, difficili. sì, la cosa è più facile, cioè in realtà è facile, vero? Però, per esempio, parla delle coniugazioni dei verbi, del plurale, del Sì. singolare. Infatti, sai che stavo facendo 3 video su TikTok per dire il cinese è veramente difficile, però oggi ho deciso di cambiare la linea perché tanti dicono che no, io voglio rinunciare, è troppo difficile. No, Però allora. non è così, perché quelli che ho fatto io sono tutti casi singoli, cioè non rappresenta tutta la lingua cinese, è solo una piccola parte. No, allora, io ne sono testimone. Gli accenti, quelli che si chiamano toni, ci sono 4 toni in cinese, quelli sono veramente difficili da imparare in generale, anche da leggere, insomma, non sono facili quelli. Però c'è tanto altro che è molto più semplice dell'italiano, per esempio. Sì, infatti sto pensando di fare il prossimo video per dire tipo io mangio, tu mangi, lui le Sì. mangia, noi mangiamo. Cioè, bisogna sempre coniugare i verbi, invece in cinese diciamo solo ci e basta. Esatto. Tipo, ci, ni ci, ta ci, wo men ci, ni men ci, ta men ci. Anche Esatto. perché ho mangiato, hai mangiato, diciamo ci lo, wo ci lo, ni ci, ta ci. Cioè, non abbiamo tempo. Bisogna aggiungere una cosa alla fine, si capisce che è passato. Quindi il Esatto. verbo rimane sempre uguale, anche i pronomi personali rimangono sempre, non c'è me per me, non c'è io, mi dai questo, cioè sempre io, non cambia. Poi Sì, ma infatti quando ragazzi non quelle. abbiamo femminile e maschile, cioè Esatto. non Esatto. esiste. C'è un altro problema che per me, perché non esiste articoli in cinese, per questo magari quando parlo italiano tante volte dimentico gli articoli, perché in cinese non usiamo, non esiste articoli. No, allora io quando ero a Taiwan ho studiato cinese con. Ho studiato cinese con un'insegnante privata per 6 mesi e mi sono accorto che è veramente, cioè è semplice rispetto a, per esempio, all'italiano oppure all'inglese. È abbastanza semplice. Si tratta solo di memorizzare un sacco di parole nuove, però vabbè, nel senso dopo la grammatica è molto semplice. Sì, infatti no, abbiamo una grammatica perché no. Già quando impariamo l'italiano impariamo il tempo e poi anche congiuntivo, condizionale, in cinese non esiste, cioè non esiste la grammatica alla fine,
Ci sono solo le piccole cose che bisogna fare attenzione. Esatto. Per esempio, quando metti la alla fine della frase. Poi, quando è che metti la alla fine della frase? Quando è un'esclamazione? Quando è anche passato, anche quello è vero, ma pure se è un'esclamazione. Sì, sì, sì. O là, per dire poi, là. Qui. Sì. Ok, prima hai detto così, lo dico anche a chi non avesse capito. Praticamente la coniugazione dei verbi a tutte le persone è uguale in cinese. Lei ha fatto l'esempio con mangiare, quindi watch, che è io mangio. Esatto. Gli accenti sono sbagliati, non correggermi. Esatto, giusto, sei bravissimo. Nietzsche, tu mangi. Sì. Dopo c'è ta, che vuol dire lui, lei, c, quindi è sempre esatto. Uguale, ok, mangiare. Questo poi c'è sempre uguale. Woman, noi, che è noi, nimen, voi, e tamen, loro. Esatto. Però dopo il verbo è uguale, non cambia. Quindi esatto. È già un grosso vantaggio. Esatto. Però la cosa più difficile è scrittura. Però non vi preoccupate, ragazzi, perché alla fine se impariamo una lingua per parlare è già sufficiente. Sono d'accordo, infatti non ho idea di come si scriva io in cinese. No, no. Anche io ho dimenticato come scrivere, perché adesso uso sempre la tastiera. Infatti c'è un ragazzo, una ragazza che mi ha scritto un messaggio, ma come scrivete in cinese? Ascolta, ma tu hai questa tastiera qua? Aspetta. Perché io il computer l'ho comprato a Taiwan. Ah. Hai questa tastiera qua? Sì, no, è molto diversa. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Cioè, okay. Però io comunque il mio computer è così. Quindi adesso non ho coperto tutti i computer. Quanti adesivi ci hai messo, Liz? Alla fine è uguale a quella tastiera italiana. Cioè, noi quando scriviamo... Ah, ma tu ce l'hai diversa. Non lo so, cioè... Infatti non ci sono i caratteri. Io l'ho comprato anche in Cina. Ok, ma... sì, ma mi sa che avevo visto un tuo video che dicevi... Che clicchi a seconda dei suoni. Sì, tipo, magari faccio vedere anche come si scrive. Però è molto, molto semplice in realtà. Liz, come si dice Sailor Moon in cinese? Mei Xiao Nü Zhan Shi. Prova a ridirlo. Scriviamo Mei Xiao Nü Zhan Shi. Però non si vede tanto bene. Ah sì, si vede un po'. No, vabbè, comunque se vuoi lo spiego. Praticamente a seconda del suono della parola, esatto. Lei clicca i caratteri romani che corrispondono a quel suono lì, ok? Poi escono i caratteri che devo scegliere tra i caratteri. Però di solito esatto. Sul cellulare abbiamo un altro sistema perché ci sono solo anche una scelta di 9 tasti. Sì, l'ho visto. Per ogni tasto ci sono tre lettere, quindi... Scriviamo molto velocemente in realtà con 9 lettere, invece di scrivere con tutte le lettere sulla tastiera. Sì. Certo, ho capito. Va bene, ma ero curioso di sapere se c'era qualcuno tra chi ci segue che sta imparando il cinese, ma penso di no. Vincenzo sta studiando, ha detto sì. Paolo, grazie Alice, sono riuscito a scrivere in cinese, ma poco tutto. Grande! Io ho visto anche la sua scrittura, era veramente molto bravo a scrivere cinese. Dai, se vuoi faccio una prova, scrivo in cinese adesso. Ciao a tutti, magari non abbiamo avuto potuto, no, come si dice, non abbiamo avuto l'opportunità di salutare tutti. Sì, esatto. Ciao. Scusate se non abbiamo risposto a tutte le domande, ragazzi, però... Ascolta, ma questo è un carattere, vero? Sì, questo significa... Gen? Esatto. Ok. E avevo imparato... Ah, vabbè, dopo so 1, 2, 3, però già il 4 non lo so. 1, 2, 3 è facilissimo, penso. Sì, magari c'è una cosa interessante che... Oddio, che schifo. Dire. Meglio che non te lo faccio vedere. L'ho scritto male. No, vabbè, non mi ricordo, cioè ti giuro, faccio pena a scrivere in cinese. Ma tre sono tre lineette uguali? Scusa, non si vede. Sì, San, esatto, tre. Uno, due, tre. Quattro si scrive... Adesso provo a scrivere qua. Ah, sì.
È vero. Poi quella cosa che hai scritto prima mi ha ricordato una cosa molto interessante, perché questo no, però se scrivi due significa due persone insieme, significa seguire, cioè uno segue l'altro. Invece se scrivi qua un'altra persona significa il popolo, quindi il tutte popolo persone insieme. Pazzesco. È molto divertente in realtà imparare il cinese così. Poi ci sono anche caratteri così. Pazzesco. Grazie Vincenzo, sto leggendo i tuoi messaggi, grazie mille. Va bene, grazie, Liz, Vincenzo. Cosa ne dici se ce ne andiamo a dormire? Che ore sono? Okay. No, a dormire ancora no, però. Va bene, grazie mille a tutti quelli che si sono sintonizzati. Sì, magari c'è un'ultima domanda che usate fino a come piattaforma per me. Esatto. Sì. Piattaforma in Cina è molto diversa da piattaforma in Italia, perché noi non usiamo Instagram, non usiamo YouTube, non usiamo Skype, non usiamo WhatsApp. Skype sì, però WhatsApp no. WhatsApp adesso non funziona. Usiamo soprattutto WeChat, che è un'applicazione che secondo me è un'applicazione molto molto buona, perché ha tantissime funzioni. Con WeChat puoi anche pagare, puoi anche prendere il bus, prendere un treno, puoi anche puoi mandare busta rossa, soldi alle persone, magari quando esatto, tanti mandare amici soldi. Escono insieme, cioè invece di dividere ogni moneta, cioè potete mandare già su WeChat, mandare soldi. Sì, per esempio al ristorante una persona paga e gli altri gli danno, lo pagano tramite WeChat. Sì, è vero. Ormai tutti paga con cellulare, adesso non si porta i soldi in giro, cioè si porta magari cash. 200 euro di scorta, però non si usa tanto cash, si usa soprattutto, poi nel portafoglio cinese non c'è neanche quella parte di portamoneta, perché adesso in Cina nessuno usa moneta. Immagino. Però quando ero piccola sì, adesso no. A Taiwan c'era un sacco di moneta, non so perché. Io non voglio, io odio le monete. Io sai cosa facevo? Praticamente prendevo tutta la moneta, andavo in metro e stavo lì 5 minuti a mettere tutte le monete e le mettevo dentro la mia carta della metro. Era l'unica maniera. Era l'unica maniera. Ce n'era troppo. Io ho sempre usato le monete in distributore per prendere caffè quando studio in biblioteca, così almeno no. Oppure quando sono in supermercato, sono quella più antipatica perché ho tutte le monete. Ma è quello che io... Allora, quello mi dava fastidio a me, perché al supermercato magari potevo pagare con la moneta, però c'era un sacco di gente dietro di me sì, e allora quindi ci mettevo tanto e allora gli davo la carta, no? Vabbè. Sì. E ascolta l'ultima, dai, domanda, visto che hanno chiesto come contate con le mani in Cina. Ah, sì. Impariamo. Siete pronti? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ecco, adesso non lo so più. Sei, siccome questo è cinque, quindi più questo significa sei. Ok. Poi questo è sette. Ma questo io non lo sapevo, questo qua non lo sapevo. Questo come italiano. Esatto, esatto. Sette. Poi otto. Perché otto questo? Perché questo rappresenta... No, non lo so perché. Lo so. Questo è un pugno che rappresenta 10, no? Uh-huh. Poi se togli... Se togli due... Quindi rimangono come 8. E questo 9. 9 come togli 1 da 10. E poi questo 10. Però sai che io faccio questo video, ho pubblicato questo video su TikTok e tutti dicono che voi avete complicato la vita. No, e invece l'hanno... No, però, ragazzi, però loro riescono a contare fino a 10 con una mano e noi non riusciamo. Sì, però la realtà è che non sappiamo neanche... Cioè, prima di fare questo video, io conto così, cioè mi viene naturale, non sapevo come funziona. Ho cercato un po' le informazioni su internet per vedere come funziona. Se no, non sapevo neanche io, perché questo rappresenta 5 e questo è 6. Cioè, non sapevo queste cose. Penso che in Italia io ho sempre contato... Ma come si... Sì, infatti, come si conta in Italia? Io conto così, ma non, magari la gente conta diverso, non lo so. Io conto 1, 2, 3, 4, 5 e poi basta, nel senso... E poi 6, 5, cioè 6, sì, 7, esatto. Sempre come prima. Quando sono tornato da Taiwan però dicevo 3 così e non dicevo mica così, dicevo così. E la gente mi prendeva in giro, mi diceva ma cosa stai facendo? Ormai sono abituato così, faccio 3 così. Sì,
sì. Cioè, c'è un ragazzo che mi ha fatto domanda, ma perché voi usate, cioè, una cosa che si può usare con due mani? Io dico, io ho pensato, magari quando sei al telefono e poi quello che dice. Quante persone ci sono? Voglio dire sei persone. Beh, non abbiamo... puoi usare due mani. Ah, non sapevo ci fosse un limite del live. Abbiamo 2 minuti ancora e dopo basta. Hai visto? Ah, davvero? Allora finiamo. No, non voglio lasciare i ragazzi, però... No, comunque... Comunque in italiano anche noi ragazzi facciamo un sacco di gesti, è la stessa identica cosa. Sì, io voglio imparare i gesti italiano, ci sono tanti gesti che non conosco, tipo vai, questo, allora. Non so che significa. Questo? Sì. Questo vuol dire non mi interessa. Ah. Poi ci sono altri, io conosco solo questo per esempio. Anche... Questo si può usare un po' per tutto, eh. Anche questo è tutto liscio, vero? Bello quello. E invece questo? Questo è buono, vero? Questo ho visto in un video con due persone che sono venute da, da America, non so qua, sull'aereo. Hanno fatto questo gesto molto interessante. Ah, quello... L'ho visto anch'io quel video lì. Sì, quello è molto divertente. È vero, vero, vero. E poi altri gesti senza... Ah, vabbè, così? Così? Che significa? Mangiare gli spaghetti. Ah, anche questo è buono. Questo, sì. Questo è troppo carino. E questo? Io non so se lo fanno tutti. Ah, sì, no, non so questo. Sì, ho visto, però non so. Questo è ce ne andiamo? Io faccio così, almeno. Non lo so. Andiamo. Sì, 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 ho visto. Però magari, che ne so, magari è solo a Verona. Non so se è dappertutto. Ah, io ho imparato un po' di dialetto di Verona, in realtà. Stavo vai. Hai 20 secondi, Liz. No, dai, salutiamo tutti. Mancano sì, 20 secondi e basta. C'è Cecilia che dice grazie per la bella serata. Grazie a voi per la compagnia. Grazie a voi, grazie Liz, grazie a tutti quanti. Grazie, vi voglio tanto bene. Anch'io. Ciao a tutti. Ci vediamo la prossima volta. Ciao. 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 Bye bye, Cecilia.